una partita abbastanza difficile. Ma sicuramente, come avevo detto alle ragazze, il Cento Torri è la squadra che secondo me è cresciuta di più di tutte in questo arco di questo campionato. Ha delle ragazze veramente brave, toste, dinamiche, sono sicuramente ben allenate e quindi è una partita che temevo. E infatti il risultato mi dava ragione perché eravamo 1-0, stavamo soffrendo. E loro sono state anche pericolose con 3-4 ripartenze che ci hanno veramente messo in difficoltà. Nel secondo tempo ci siamo sciolti un po' di più, abbiamo cambiato il modo di difendere, loro hanno sofferto un po' di più, abbiamo trovato il gol del 2-0 lì in finale del primo tempo e quindi dopo è stato un po' più semplice giocare la partita, però come ripeto era una partita che giustamente temevamo e tale si è rivelata. Dopo quella di Sarnano era la partita che temevo più di tutti, però devo fare anche un complimento alle mie ragazze perché nel secondo tempo hanno messo in campo qualcosa che avevamo tentato di provare, qualcosa ci è riuscito, qualcosa no, però tutto sommato alla fine ci siamo espressi discretamente e alla fine il risultato ci fa sorridere e ci prepariamo a un'altra partita importante domenica prossima con il Boca, un altro derby, e ci servono queste vittorie per cercare di arrivare nella migliore posizione possibile nella griglia dei playoff a cui teniamo molto, anche perché dipenderà poi dalla posizione l'accoppiamento dei playoff.